Attenzione, durante il video uscirà scritta più volte una parola. Quelli che scriveranno la parola del video e l'esatto numero di volte che è comparsa nel video verranno salutati nell'episodio successivo. Buona visione! Ciao a tutti gnaccheri, benvenuti in questo nuovo video, sono Mushix e quest'oggi siamo per tornare su Clash Royale. Ragazzi, eccoci qui tornati in quella serie in cui andremo ad analizzare i vostri replay, quelli condivisi nel nostro clan, il clan GD Gnaccheri. Prima di iniziare però devo salutare il vincitore dello scorso video, ossia WindGamer29, che è l'unico, ragazzi davvero l'unico, che ha scritto che era comparsa la parola sacca nello scorso video, anzi se non ci credete andatelo a vedere, ben 5 volte. Quindi ciao WindGamer29. Mi raccomando, state ben attenti perché anche in questo video ci sarà questa sottospecie di giochino. Ovviamente ragazzi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete questo video, ma noi andiamo subito a vedere i vostri replay. Andiamo. Il primo replay di oggi ragazzi è del signor Joker contro Holy Gun del Sadakat. Quindi direi di subito di andare a per due e vedere che strategie utilizzeranno i nostri avversari. Attenzione! A strategia che comprende il barriere dei goblin del nostro avversario, quindi una strategia abbastanza forte, che è una strategia che riesce davvero a sconvolgere a volte anche i giocatori più esperti. Si trova un attimino nella merda il nostro Joker, perché gli mancano davvero pochissimo ma pochissimo a quella torre, anzi è appena morta quella torre. Ok, gigante all'attacco, davvero devastante a volte il nostro gigante. Attenzione, mamma mia, ma su signor Joker, ma lì è sicuro di aver condiviso il replay giusto? Non vorrei che avesse un attimino sbagliato. Ma vediamo quello che accade. Di nuovo il minatore, che questa volta è stato utilizzato non contro la torre, ma semplicemente... Attenzione! Oh, grande fireball! Non se l'aspettava! Vedete la faccia del signor Holy Gun? Aia, aia! Roba sempre più brutta. Quanto odio, ragazzi, quanto lo odio. Una strategia bruttissima quella del signor Holy Gun e cacchi nel culo. Ok, fireball usata... proprio ai limiti del possibile quando sta per scadere il tempo. E continua, mio Dio, ma quanto... Allora, quanta roba viene buttata ogni volta in campo. Davvero tantissima, tantissima. Ok, ok. E qui hai avuto culo. Qui non diciamoci stronzati, hai avuto davvero molto culo, perché sei riuscito a buttare esattamente nel momento in cui... Oddio, oddio, 5. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio! Davvero, Joker? Davvero? Porca miseria! Aveva 5 di vita! No, no, 10. 5 di vita aveva! Cioè, non lo so! Sensazionale! Sensazionale! Altro replay, ragazzi, del nostro signor Mario a livello 10 contro livello 9. Ma vediamo quello che combina. Ovviamente subito a per 2, perché altrimenti qua davvero diventiamo... No, 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 non lo so, diventiamo come Gandalf il grigio a forza di aspettare qui che finisca tutto quanto. Ok, mamma mia, gigante livello 8 che secondo me è davvero fortissimo. Aia, 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 aia. Quel... Mamma mia, ci è riuscito. Ok, va bene. Quasi combinano i peggiori danni, ragazzi. Oh mio Dio, non ci credo. Cioè, questo li sta a fare due... Due torri! Due torri in meno di un minuto! Come cazzo ha fatto? Ragazzi, ho anche appena trovato il titolo del video. Due torri in meno di un minuto. Mamma mia, grandissima giocata. Cioè, stiamo vedendo delle giocate pazzesche oggi. Mamma mia, sensazionali. Forse fa le tre corone, ragazzi. Non lo so, vedremo. No, non ce la fa perché mancano 20 secondi. E non so, oddio, oddio, può darsi. Ce la fa, mamma mia. Quel boscaiolo è dire che è OP è non lo so, è dire nulla. Perché sono troppo, troppo forti i boscaioli. Cioè, davvero, tagliano... Come manco mia mamma quando scoprì che hai preso un bel 4 in greco, che non lo so, mi diede sulle gambe come se fosse davvero un boscaiolo. Quello davvero non scherzava, la mia torre andò giù a picco. E il terzo replay, ragazzi, non può che essere del nostro Shadow. Arena leggendaria con tante leggendarie come ci piacciono a noi. E Shadow ha ripreso ad utilizzare sia il Knight, il cavaliere, non il principe, il cavaliere, sia anche l'orda di scheletrini. Quindi vediamo un attimino, perché è un deck alquanto strano. L'unica cosa comunque degna di arena leggendaria è probabilmente la principessa. Per il resto sono tutte carte che non ci aspetteremmo di trovare.
ok, delle guardie che stanno andando, ma il bombarolo le distrugge come se non ci fosse un domani. Il nostro avversario aveva solo tra virgolette una principessa all'uno. E vediamo subito il nostro Shadow che torna in vantaggio. Attenzione, non gli butta per pochissimo giù una torre, ma vediamo quello che accade. Il nostro avversario sta facendo un rimontone considerevole e ci butta anche l'orda di scheletrini. Quanti danni! Quanti danni, mamma mia, quanti cavolo di danni, ragazzi, senza senso. Il minatore fa fuori subito quella torre, la principessa va dall'altra parte, si deve difendere come nient'altro nella sua vita. Oh mio Dio, ce la sta per fare il knight, oh mio Dio, ce l'ha fatta. Allora, credo che se avesse avuto il suo avversario altri 30-40 secondi probabilmente vinceva, perché stava per fare un rimontone pazzesco, anche perché l'orda di scheletrini viene fatta fuori proprio come se fossero briciole di pane, non lo so, e ci fossero i piccioni attorno dalla principessa, davvero come se nulla fosse. Abbiamo visto una partita più bella dell'altra. Scrivetemi voi qui sotto nei commenti quale partita tra queste tre è stata secondo voi la più bella, la più entusiasmante, la più senza senso, la più sconvolgente. E inoltre, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like e condividete questo video, perché stiamo crescendo. Abbiamo già superato i 10.000 gnacchi, ma possiamo fare davvero molto molto di più, perché la comunità degli gnacchi si ingrandirà fino a raggiungere tutto il mondo. Ok, tutto il mondo è tanto tanto, però di conseguenza, con questo video è finito tutto, noi ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!